Salve a tutti, io sono John Power e benvenuti in questo mio nuovo video. Prima di iniziare volevo ricordarvi che qui sotto in descrizione troverete i link per seguirmi sui miei due profili Instagram, sia quello dedicato al canale sia quello mio personale. E inoltre, sempre in descrizione, troverete anche il link del mio amico che ha realizzato il logo, la copertina del canale e tutte le copertine dei miei video. Detto questo direi di iniziare, ma prima un piccolo avviso. Dividerò questo video in due parti, una prima parte no spoiler e una seconda parte spoiler. Ovviamente io vi avviserò appena inizieranno gli spoiler. Detto questo, direi di iniziare subito con il video di oggi in cui andrò a fare la recensione del film del 2021, L'apparenza delle cose, disponibile su Netflix. Non attendevo particolarmente questo film, ma speravo in una sorpresa positiva, cosa che purtroppo non è avvenuta. Questo film non mi è piaciuto per un motivo principale: la storia non funziona, ma non funziona non tanto per particolari incoerenze o cose varie, ma quanto per il concetto stesso espresso all'interno della storia. Una storia che prova ad essere un po' un mistero, un po' un thriller, un po' un horror, un po' un giallo, ma finisce per risultare il nulla più totale. Finisce per far cadere, per far scemare quel mio iniziale interesse in un qualcosa di indescrivibile, in un qualcosa che davvero non riesco a spiegarvi perché il potenziale questo film ce l'aveva. Era partito anche piuttosto bene, in maniera molto interessante. Interessante, intrigante, ma poi il tutto si complica ulteriormente per poi concludersi con una semplicità a dir poco spiazzante, ma non in positivo, anzi in negativo, e ve ne parlerò meglio nella parte spoiler. Anche perché questo film presenta delle scene anche parecchio inutili, a mio parere, delle scene che potevano tranquillamente essere tolte, scene che potevano appunto tranquillamente essere rimosse, anche perché non servono quasi a nulla all'interno del film, se non per allungare il brodo ulteriormente, un brodo che dura praticamente quasi 2 ore in cui ho rischiato più di una volta di addormentarmi. E non dico queste cose con piacere, perché io cerco di trovare sempre anche un lato positivo, pure nei film che mi deludono, nei film che non mi piacciono, ma in questo caso a mio parere c'è veramente poco da salvare. Posso salvare sicuramente alcuni aspetti della regia, alcune scene che dal punto di vista visivo risultano riuscite per quanto mi riguarda, ma poco altro. Posso salvare la fotografia che mi è piaciuta, sicuramente una delle poche cose buone del film. Posso salvare qualche interpretazione attoriale, una su tutte Amanda Seyfried, anche se in questo film non eccelle particolarmente, cioè fa il suo e lo fa piuttosto bene, ma non sarà un'interpretazione attoriale di cui mi ricorderò. Per il resto non so che altro salvare davvero, perché è un film che vuole essere, diciamo, complicato, complesso per così dire, vuole intrigare, vuole interessare, vuole far interessare, vuole incuriosire lo spettatore. Ma finisce per deluderlo perché anche i risvolti di trama non sono sorprendenti, i colpi di scena a mio parere non funzionano, risultando piuttosto prevedibili, e il tutto non contribuisce perché a parte un inizio interessante, intrigante e promettente, per il resto non riesco a trovare un senso vero e proprio a questo film. Il film voleva spiazzarmi, e questo l'ho capito. Ho capito anche alcune intuizioni, anche proprio a livello registico, anche a livello della storia, proprio a livello di sceneggiatura, ma il tutto risulta davvero troppo confusionario, appunto, fino ad arrivare a un finale, a mio parere, completamente privo di emozioni, cioè un finale che non mi ha coinvolto, ecco, un finale privo di coinvolgimento, questo volevo dire, un finale che non mi ha lasciato né trasmesso nulla e appena è finito il film ho detto: ah, ok, va bene, 3 puntini di sospensione, e cosa che ho detto per praticamente quasi tutto il film, a eccezione di qualche scena che comunque trovo piuttosto salvabile e riuscita, come ho già detto prima, sia dal punto di vista registico e visivo, sia dal punto di vista proprio della sceneggiatura, della storia, del racconto che comunque presenta qualche guizzo, ma sono piccoli guizzi in un mare di mediocrità per quanto mi riguarda. Quindi, detto tutto ciò, io direi di dare a questo film 2 stelle e mezzo su 5, un film a cui non riesco a dare la sufficienza. Ho visto sicuramente di peggio in giro, questo è poco ma sicuro, infatti non è un'insufficienza grave come in altri casi, ma è un film a cui non riesco proprio a dare la sufficienza perché ha troppe
poche cose positive per poterlo salvare, per poter ridare la sufficienza. L'interpretazione attoriale quantomeno è buona di Amanda Seyfried, la fotografia ottima e alcune scene a livello registico davvero riuscite, c'è poco altro, non bastano questi aspetti per salvare questo film, almeno in questo caso. Quindi, detto tutto ciò, io direi di aver concluso qua con la parte no spoiler. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto per rimanere sempre aggiornati sui miei prossimi video. Inoltre vi ricordo di attivare la campanellina per non perdervi i miei prossimi video e per ricevere una notifica ogni volta che ne uscirà uno nuovo. E direi di iniziare con gli spoiler fra 3, 2, 1. In questa parte spoiler non mi dilungherò più di tanto perché ho già detto tutto quello che volevo dire nella parte non spoiler, però comunque qua voglio parlarvi di alcuni aspetti del film che mi hanno davvero deluso. Innanzitutto, non riesco nemmeno a trovare le parole perché pensando e ripensando al finale del film, la delusione aumenta, la delusione cresce e davvero quel finale perché io ho capito cosa volevano fare con quel finale, volevano sorprendere e stupire lo spettatore, anche proprio dal punto di vista registico e visivo, ma non mi ha trasmesso nulla quella sequenza finale. Ho capito che magari lui pagherà per ciò che ha fatto, ma anche tutta la parte in cui si cerca di rendere omaggio a Shining senza successo, ovviamente, perché tutta quella parte finale in cui il personaggio maschile uccide sua moglie non mi ha coinvolto minimamente, cioè mi ha lasciato davvero freddo come per tutto il corso del film. Diciamo che il personaggio femminile interpretato da Amanda Seyfried può anche funzionare, viene caratterizzato piuttosto bene, approfondito quantomeno in maniera decente, ma non mi ha coinvolto nemmeno quel personaggio, cioè non mi sono sentito né coinvolto né trasportato dalla storia che questo film ha raccontato. E questo è un difetto gravissimo. Un difetto gravissimo che deriva anche da alcune scelte a livello di sceneggiatura davvero prive di pathos in certi casi, perché avete inserito alcune cose che poi vengono un po' lasciate e messe da parte. Faccio riferimento in particolar modo al personaggio interpretato da Natalia Dyer, attrice conosciuta anche per Stranger Things, un personaggio che poteva risultare potenzialmente interessante, ma all'improvviso scompare all'interno del film, non si vede più. Se non per una piccola sequenza, per una piccola scena di pochi secondi, quindi cioè, sono anche certi elementi, la voglia di strafare che porta a un risultato peggiore di quello previsto. È un film in moltissimi punti noioso, certe scene che diciamo vogliono richiamare alcune sequenze che vadano oltre l'aspetto terreno, quindi anche creare un collegamento fra aspetto terreno e ultraterreno, un concetto molto interessante di base, ma che non viene né costruito né gestito né sviluppato in maniera quantomeno sufficiente, cioè vengono buttate lì queste cose, ma poi non c'è quello sviluppo interessante, non c'è quel coinvolgimento anche proprio dal punto di vista emotivo, delle emozioni che riesca a farmi dire: ok, posso dare la sufficienza a questo film. Anche la storia che scopriremo su questa casa, o anche i dialoghi fra i vari personaggi, non li ho trovati così tanto interessanti, così tanto coinvolgenti da farmi dire: va bene, questo film mi è piaciuto. No, purtroppo no. Era davvero interessante all'inizio. La scena iniziale mi ha fatto, diciamo, mi ha illuso per così dire. Ho detto: magari ho sbagliato, nell'essere scettico nei confronti di questo film, ma poi più si andava avanti, più, la mia delusione cresceva e aumentava, e mi dispiace, ripeto ancora una volta, dire tutto ciò perché le potenzialità, volendo questo film, le aveva, però sarebbe stato meglio concentrarsi su un aspetto e sull'approfondirlo in maniera più che buona, piuttosto che buttare all'interno del minestrone, o per meglio dire all'interno della pentola, tanti elementi e poi viene fuori diciamo, un brodo allungato in maniera piuttosto esagerata, e davvero questo è il difetto più grave del film, ovvero il fatto di voler strafare. Lo ripeto ancora una volta e ci tengo a dirlo e a ribadirlo perché è davvero una cosa che non mi è ancora andata giù, una cosa che non ho ancora accettato perché diciamo che ci sono magari altri film che preferiscono concentrarsi su una cosa e risultano decisamente più riusciti rispetto a questo. È per questo motivo che io dico perché hanno voluto strafare. Capisco magari anche l'ambizione, il coraggio, se vogliamo metterla così,
di voler creare qualcosa di interessante, ma poi alla fine il tutto si risolve in maniera piuttosto prevedibile, anche quando capiamo che il personaggio maschile praticamente uccide la ragazza, quindi sua moglie. Anche lì non mi ha sorpreso il tutto, era una cosa che mi aspettavo anche da come si era messa tutta la situazione, anche dalle varie, anche da vari elementi presenti all'interno di certe scene che ti fanno capire questa cosa, ma non è diciamo una cosa a favore del film, perché certi elementi risultano inseriti anche piuttosto a caso, in maniera, in modo superficiale, mentre altri vengono inseriti in maniera piuttosto palese, che ti fanno capire determinate cose. Quindi magari il film a un certo punto vuole sorprendere lo spettatore, perché si vede che ci prova a sorprenderlo, ma non ci riesce con quel colpo di scena del personaggio maschile che praticamente ha fatto tutto quello che ha fatto, e poi si arriva a un finale in cui io praticamente avevo già perso le speranze, quindi anche il finale non ha contribuito affatto nel migliorare la situazione, anzi tutt'altro. Quindi che altro posso dirvi? Io direi di aver concluso qua con il video di oggi e ci vediamo alla prossima. Ciao!